Dopo le opere di elettrificazione e ammodernamento, riapre ai passeggeri la tratta a binari da Isernia a Rocca Ravindola, inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità politiche. Il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, si mostra critico riguardo le scelte fatte sino ad oggi nell'ambito della sanità e sul POS. Da Venafro si guarda con interesse al ballottaggio previsto per il 17 e 18 ottobre ad Isernia. Stefano Buono, fiducioso dopo il risultato raggiunto dal centro-sinistra di Castrataro. Il circolo Legambiente di Campobasso, per l'iniziativa Puliamo il tuo parco, ha organizzato una giornata della pulizia oggi dell'area verde della collina Monforte. E ben ritrovati a tutti con l'informazione del telegiornale di TLT. Riapre ufficialmente la tratta ferroviaria tra Isernia e Rocca Ravindola, posta sulla direzione per e da Roma. Il percorso era stato interessato dai lavori di elettrificazione, che però per problemi burocratici fino a marzo del 2022 sarà percorribile con treni a diesel. Ma vediamo il contributo. Riattivata da domani la tratta ferroviaria tra Isernia e Rocca Ravindola, inibita da tempo per permettere i lavori di elettrificazione, lavori che avrebbero migliorato e velocizzato i collegamenti da e per Roma. La notizia è stata data dal presidente Toma e dal dirigente di Rete Ferroviaria Italiana, l'ingegner Fabio Rapuano, che dalla stazione di Rocca Ravindola hanno sottolineato la soluzione relativa e non conclusiva dei lavori, mancando ancora l'elettrificazione da Isernia a Campobasso e anche alcune autorizzazioni a percorrere con treni adeguati e moderni la tratta inaugurata, che sarà fino a marzo 2022 percorsa ancora con treni diesel. Finalmente è un giorno importante. Domani riattiveremo la linea ferroviaria Rocca Ravindola-Isernia. A circa un anno di distanza siamo riusciti, nonostante la pandemia che ha bloccato l'intera Italia, siamo riusciti a portare avanti queste attività e finalmente domani restituiamo ai cittadini molisani un'infrastruttura totalmente diversa, un'infrastruttura moderna, un'infrastruttura con tecnologie all'avanguardia, un'infrastruttura con l'elettrificazione. Abbiamo elettrificato questo tratto di linea e chiaramente con tante criticità da superare, perché la linea è nata senza avere l'infrastruttura e gli spazi disponibili per l'elettrificazione. E quindi abbiamo dovuto creare queste condizioni per poi installare la linea aerea. Domani riprenderà un servizio con treni diesel perché, nonostante l'infrastruttura sia stata realizzata, c'è bisogno di un processo autorizzativo che l'Agenzia Nazionale sta portando avanti e che ci consentirà poi, orientativamente, verso il mese di marzo dell'anno 21, ad avere anche un servizio con treni elettrici. Da domani partiranno di nuovo i treni da Isernia verso Roma. I treni saranno ancora diesel perché ci devono consegnare quelli elettrici, però insomma la tratta che da Isernia va a Rocca Ravindola è terminata. Contiamo, così RFI ci ha promesso, che ci consegnino anche la tratta che va da Isernia a Campobasso entro settembre 2022 e contiamo di metterla in esercizio entro la fine dell'anno del 2022. I fondi sono già a disposizione perché la elettrificazione è stata finanziata con circa 88 milioni di euro e altrimenti non potevamo iniziarla. I treni dobbiamo riceverli perché non ancora sono stati consegnati e provvederemo anche a pagare i treni. E cambiamo adesso argomento: superamento del decreto Balduzzi, coinvolgimento della delegazione parlamentare molisana, unitarietà delle forze politiche perché si faccia pressing sul governo Draghi per una modifica dei parametri sulla densità della popolazione e la soppressione del commissariamento all'interno della sanità molisana, è quanto emerso dalla conferenza dei sindaci. Alla riunione ha partecipato anche il presidente della regione Donato Toma, il quale, dopo aver ripercorso le tappe del POS, si è detto favorevole nella prossima programmazione del piano operativo sanitario 2022-2024 a procedere nella direzione di una riorganizzazione della rete sanitaria che passi anche attraverso l'assunzione di nuovo personale.
Restiamo sempre in tema di sanità. Il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti, intervenendo alla conferenza dei sindaci, si mostra molto critico riguardo le scelte fatte finora nell'ambito della sanità, soprattutto in quelle espresse nell'ultimo piano operativo. Ascoltiamolo. Questo POS non soddisfa affatto quello che sono le esigenze della sanità del Molise in generale. Peraltro l'area più penalizzata è proprio quella del Basso Molise. È un compitino che Roma in qualche maniera l'ha mandato qui in Molise già bello e impacchettato, però non ci spiega né quali sarebbero i vantaggi né quali sarebbero i risparmi per uscire dal disavanzo e in quanto tempo questo disavanzo si potrebbe attraverso questo POS sanare. Quindi è semplicemente un 50 pagine che poi alla fine non spiegano niente, raccontano che i livelli essenziali di assistenza si possono ottenere attraverso i privati e mi chiedo quale sarebbe il costo e quale sarebbe il vantaggio. Poi un'altra cosa che non tiene conto questo POS è che utilizzare altri ospedali tipo il San Pio di Vasto, di Lanciano, parlo per il Basso Molise, o l'ospedale San Giovanni Rotondo. Come si fa a organizzare una macchina di trasferimenti in questa maniera, cioè senza una base né di accordi e soprattutto con un pronto soccorso che a livello molisano fa più accessi di qualunque altro ospedale? Teniamo conto che Termoli arriva a superare oltre i 3.000 accessi, per cui si perde più tempo a trovare la possibilità di un posto letto negli altri ospedali anziché intervenire. Questo non è certo l'efficienza dei cosiddetti livelli essenziali di assistenza. L'abbiamo vissuto quest'estate con i medici che hanno fatto tutto il possibile per garantire la salute di chi si è presentato presso l'ospedale San Timotio e loro stesso hanno segnalato la criticità che il più delle volte anche all'interno della stessa regione quando si chiede un trasferimento presso il Cardarelli o presso un'altra struttura del Molise il più delle volte viene negato la possibilità di ricoverare qualcuno proprio perché non c'è organizzazione ma non c'è nemmeno l'efficienza per poter poi accettare pazienti con determinate criticità e quindi troviamo semplicemente la morte della salute nel Basso Molise. In questo periodo sono cambiati in un periodo, come dire, brevissimo, tre commissari. Sì, ma è chiaro, è un compitino pagato peraltro dai ministeri ad un'agenzia che non conosce nemmeno il territorio, per cui è semplicemente sistemare le carte, non sistemare la sanità, è soltanto un aspetto di carattere amministrativo, ma in realtà questo POS non dice nulla di quello che interessa a questo territorio. Se è vero che siamo fuori dal disavanzo, con questo POS sono in grado di dirci in un arco di 3 anni, 4 anni, quanto tempo ci metteremo per risparmiare? Ad oggi abbiamo notato che dal commissariamento dal 2009 fino al 2021, nonostante non ci sono state nuove assunzioni, nonostante ci sono state la soppressione di alcuni ospedali, nonostante c'è stato il ridimensionamento di alcuni ospedali, il debito pubblico non è diminuito ma è cresciuto, quindi qualcosa non funziona. Probabilmente è proprio questo modo di approcciare la razionalizzazione della sanità nel Molise. E restiamo ancora nell'ambito del piano operativo sanitario 2019-2021 adottato dal commissario ad acta Donato Toma, che non piace però all'Assemblea dei Sindaci che si è riunita nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso. I tagli e il trasferimento dai malati in altre regioni non piace e disdegna così la sanità molisana. Per intervenire e invertire la rotta servono deroghe e più fondi, hanno detto i partecipanti. Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina non crede in questo documento e impugna così il piano Artar facendosi portavoce dinanzi alla riunione dei sindaci per portare avanti questa battaglia. È morte di un paziente al Cardarelli di Campobasso dopo aver contratto il Covid. Il Tribunale di Campobasso nomina un consulente tecnico per accertare le eventuali responsabilità del caso, ma vediamo nel dettaglio. Ricoverata d'urgenza al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso per una flebite, viene però subito sottoposta al test molecolare risultando negativa al Covid.
Dopo 3 giorni di ricovero al pronto soccorso, a seguito di un focolaio, però risultava positiva. Trasferita nel reparto anziano fragile Covid, si presentano poco dopo i giorni i primi segni di insufficienza respiratoria e polmonite bilaterale di origine virale. La paziente qualche giorno dopo si aggrava e muore. I parenti della vittima oggi hanno dato mandato allo studio dell'avvocato Vincenzo Iacovino, chiamando in causa l'ASREM per accertare le eventuali responsabilità del decesso. Il Tribunale di Campobasso ha nominato il consulente tecnico chiamato ad accertare la causa della morte, le misure cliniche e organizzative adottate presso la struttura sanitaria e il tipo di trattamento eseguito sulla paziente. Il giudice inoltre ha nominato un consulente tecnico proveniente da fuori regione al fine di evitare ogni possibile conflitto di interesse. Il Comitato Verità e Dignità Vittime Covid, esprimendo fiducia nella giustizia, sottolinea che già in uno dei 3 esposti precedenti presentati sono state denunciate le stesse criticità più volte segnalate anche dagli stessi medici dell'ospedale. E passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri di Larino hanno arrestato un 60enne del posto poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo stava beneficiando inoltre di una misura alternativa alla detenzione prevista dall'attuale ordinamento, ma essendo stato colto in presenza di droga e materiale da confezionamento è stato poi segnalato al Tribunale di Sorveglianza di Larino, che ha proceduto con la detenzione in carcere per 6 anni. I carabinieri di Termoli hanno deferito un 37enne del posto, residente in provincia di Campobasso, già noto alle forze dell'ordine. Lo stesso è risultato responsabile del reato di ricettazione della violazione amministrativa di detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato trovato anche in possesso di 2 flaconi contenenti 32 grammi di metadone. E per uscire dall'isolamento e frenare l'esodo dei giovani verso altre realtà, il territorio ha necessità urgente di una viabilità snella e veloce in grado di collegare in poco tempo il Basso Molise con Campobasso e Termoli. Sono ancora incompiute diverse strade di comunicazione nell'area più orientale della provincia di Campobasso, ma l'apertura dell'arteria al bivio di Providenti diventa strategica per i collegamenti tra i paesi di Bonefro, Colletorto, Casacalenda, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia e lo stesso capoluogo di regione. Tra le opere da ultimare al più presto c'è però il viadotto Bovara nelle vicinanze di Bonefro. Altra notizia importante è l'affidamento, l'aggiudicazione dei lavori per quanto riguarda il tratto che interessa anche il ponte Bovara, oggetto di una parziale interruzione e quindi un investimento importante che aiuterà ancora di più la viabilità del nostro territorio. Ci sono altre opere incompiute e sulle quali sicuramente bisogna intervenire per agevolare i collegamenti con il capoluogo, con Campobasso, e per migliorare anche la viabilità locale, perché ci accorgiamo che il traffico è sempre notevole, anche dei comuni limitrofi che attraversano il centro abitato di Bonefro. E per questo motivo auspichiamo che si possa raggiungere un'intesa anche per il miglioramento delle infrastrutture viarie esistenti e per la realizzazione anche di una diciamo variante al centro abitato per migliorare insomma i collegamenti sul territorio. Altra situazione da affrontare e da risolvere è quella della bretella costruita sul tratturo all'epoca del sisma del 2002 e che oggi è una strada di fatto, diciamo così, di nessuno, di cui nessuno si fa carico e che rappresenta però un importante passaggio di collegamento e quindi dobbiamo intervenire anche su queste altre opere. I paesi richiedono delle politiche specifiche per le aree interne, per migliorare le condizioni di vita. Le infrastrutture come quelle viarie, ma anche gli acquedotti sono fondamentali per la possibilità di vivere in queste zone, ma sappiamo che è necessario prevedere anche delle politiche specifiche come fiscalità, condizioni di vantaggio
per le attività, per le nuove famiglie, per l'insediamento di nuovi nuclei, è molto importante. Questo è un fattore che riguarda anche la sostenibilità ambientale. Quindi non solo problemi di carattere demografico, ma anche aspetti che attengono alla sostenibilità del nostro territorio. Ed è operativo l'esonero dei contributi per le aziende che vogliono assumere giovani under 36 in Molise nel resto del Mezzogiorno. La misura prevede uno sgravio al 100% sulle assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Lo sgravio ha una durata di 36 mesi, elevata a 48 mesi per gli imprenditori che assumono in una sede o unità produttiva situata in Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. E l'amministrazione comunale di Campobasso rende noto che gli impianti di riscaldamento possono essere attivati anche prima della data del 15 di ottobre, in presenza però solo di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio. Resta inteso che i suddetti impianti però non possono restare accesi oltre le 7 ore al giorno e con una temperatura che non deve superare i 20 gradi. E passiamo invece adesso alla politica. Da Venafro si guarda con interesse al ballottaggio delle amministrative ad Isernia. Fiducioso Stefano Buono a seguito del risultato raggiunto dal centro-sinistra. Ma ascoltiamolo. Stefano Buono, da Venafro si guarda con interesse e con attenzione quello che sta succedendo a Isernia, il nome nuovo Piero Castrataro. Io credo che tutto il Molise guardi con attenzione a una tornata elettorale così importante, quella che riguarda Isernia, e che è il capoluogo di provincia, e penso che ci sia stato un momento molto, che io definirei straordinario, un risultato che nessuno si aspettava e un modello che a mio giudizio è da riproporre anche nelle prossime tornate elettorali, perché non è che faccia bene al centro-sinistra piuttosto che al Partito Democratico, ma fa bene ai cittadini, ovvero Castrataro e l'intera coalizione di candidati e candidati sono evidentemente riusciti a suscitare di nuovo il desiderio di credere nella politica, sono riusciti di nuovo a riacquistare la fiducia delle persone. Una coalizione che sui pronostici e nei sondaggi era data per spacciata, invece ha raggiunto un risultato che è straordinario, tale da farcela giocare al ballottaggio e a pochi punti dal super candidato Melogli. Riuscirà Piero Castrataro a tenere unita una squadra così, diciamo, frastagliata, nel senso sono tante idee diverse? Io sono convinto che ci riuscirà, perché è prevalso un modello di politica, quello vero, autentico, quello che è da riproporre, cioè quando ci sono le donne e gli uomini, i giovani, i ragazzi, ma anche meno giovani, che mettono da una parte in campo una necessità che ci voleva di rinnovamento, dall'altra però l'esperienza e le competenze, e si fonda la proposta amministrativa e la proposta politica sulla capacità e sulla competenza, guardando i problemi della città e non ai giochi di apparentamento, ai giochi di poltrone che succedono in regione, una politica che non insegue chi urla più forte o chi fa più liste per insistere su un modello clientelare che è quello che da decenni ha tolto ogni opportunità di crescita e di sviluppo per i cittadini molisani. Io credo che quello è un modello che fisiologicamente trova la quadra. Il PD si è ripreso i voti che erano andati a finire ai 5 Stelle. Oggi abbiamo avuto, a dire il vero, anche a livello nazionale un buon risultato. La politica è molto liquida, quindi le cose cambiano. Io credo che gli elettori e i cittadini stiano premiando chi appunto applica un riformismo vero, non grida ma predilige la proposta pacata, sobria, e poi quando arrivano i risultati poi alla fine si vedono. Oggi abbiamo un PIL che corre, oggi abbiamo un'economia che è tornata a viaggiare, oggi abbiamo un modello che è prevalso, che è quello di chi si vaccina e non di chi dei Novax, e questo io credo nella percezione comune degli imprenditori, dei commercianti, dei cittadini in generale, di chi lavora nel pubblico e nel privato, è arrivato e i risultati si sono visti. Certo abbiamo un dato molto forte che è quello dell'astensione, in futuro dobbiamo lavorare affinché anche i cittadini che oggi restano a casa tornino ad avere fiducia nella classe politica.
Il comune di Termoli, con una specifica delibera di giunta, ha aderito ufficialmente alla rete delle municipalità Città per la Vita, Città contro la pena di morte. Con l'adesione è stato dichiarato il 30 novembre come giorno dedicato al tema. Il Circolo Legambiente di Campobasso, per la seconda edizione dell'iniziativa Puliamo il tuo parco, ha organizzato una giornata di pulizia dell'area della collina Monforte, coinvolgendo anche i bambini della scuola elementare. Dovidio, noi siamo andati a vedere. Puliamo il tuo parco è una iniziativa giunta alla seconda edizione che vede l'organizzazione di Legambiente e che riguarda la scelta di 20 parchi, uno per regione, proposti all'attenzione attraverso la pulizia ed un vero e proprio percorso di approfondimento di conoscenza e protezione ambientale. Nel Molise è stata scelta l'area del Monte Bello di Campobasso, la zona della collina Monforte, dove l'organizzazione del circolo Legambiente Eugenio Cirese, che si è avvalso anche dei bambini della scuola elementare d'Ovidio, che sono stati chiamati alla partecipazione di un percorso didattico sulle tematiche ambientali. Questo è il secondo anno che facciamo l'iniziativa. E l'idea, dato che ci sono anche delle quarte elementari, è di fare comunque un percorso didattico proprio sull'educazione del cittadino, quindi educazione a tutto tondo che parte dall'ambiente per finire anche alla conoscenza della città. Quindi abbiamo fatto questo percorso che non è conosciuto a molti cittadini ed è molto bello, e comunque anche qui abbiamo trovato dei rifiuti. Noi abbiamo chiamato una guida ambientale, Stefano Vitale, e lui quindi ha preparato tutto un percorso didattico in cui ci sarà sia appunto la raccolta dei rifiuti solidi urbani, insomma quelli piccolini ovviamente, e poi faremo un riconoscimento delle piante e poi alla fine verrà prodotto del materiale con cui loro nelle scuole continueranno a fare dei laboratori didattici sull'iniziativa. Quindi è una cosa che comunque ha degli strascichi anche a lungo termine. Io da questo punto di vista cerco di essere ottimista, perché gli scienziati, ma anche le associazioni ambientali, lo dicevano da sempre, quindi l'avevamo detto noi che c'erano dei problemi che avrebbero portato comunque alla lunga a ripercussioni sul clima, però io vedo che adesso la sensibilità si è alzata sia per i giovani che per i meno giovani, quindi effettivamente vedo che un po' alla volta ci stiamo iniziando tutti a rendere conto che la terra dove abitiamo è una sola, quindi cerchiamo di tenerla bene e comunque di fare in modo che anche le generazioni che verranno dopo di noi avranno gli stessi benefici ambientali, quindi l'aria pulita, l'acqua pulita, l'acqua, non dimentichiamo, uno dei beni più preziosi, e qui in Molise dovremmo fare lunghe riflessioni su questo. Quindi io spero, vedo che le cose dal punto di vista della sensibilizzazione stanno andando bene. E Macchia Godena celebra domani la giornata nazionale dei borghi autentici d'Italia. L'obiettivo è quello di riscoprire i centri storici, quali luoghi da vivere e preservare. Nel paese gli eventi avranno inizio al mattino con l'apertura dei mercatini lungo le strade, a seguire la passeggiata lungo il sentiero e l'inaugurazione del monumento ai donatori di organi. E domani alle 10 si terrà un incontro promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per presentare le iniziative collegate alla campagna Nastro Rosa, volte alla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella. L'incontro si terrà nella fiera di Larino. Il concetto di confine senza limiti geografici, temporali e culturali. E questo è il titolo della rassegna Poietica 2021. Al suo interno l'omaggio a Dante Alighieri e Gino Strada, l'attualità dell'Afghanistan e numerosi laboratori. Vediamo. Da mercoledì 13 a domenica 17 Campobasso ospiterà la sesta edizione del Festival Poietica, 5 giornate ricche di dialoghi, recitazioni, concerti e nuovi linguaggi alla presenza di talenti molisani e ospiti internazionali dal comune denominatore Confini. Gli eventi della rassegna artistica saranno distribuiti all'auditorium del Palazzo della Gilla in via Milano e allo storico Teatro Savoia. Una edizione all'insegna della riapertura completa degli spettacoli al pubblico. La cultura ha bisogno di essere diffusa, non può essere tenuta appunto
come decliniamo quest'anno all'interno del confine, di un confine stabilito. La cultura ha bisogno di questo e ha bisogno anche che ci sia vivacità, che ci sia una predisposizione all'ascolto. E quindi noi abbiamo in qualche modo pensato a un festival che avesse come tematica quella del confine. Questo confine però viene declinato attraverso varie sfaccettature. Un festival che abbraccia dalla scienza alla recitazione, dai dialoghi fino all'attualità, l'attualità del maestro Dante, ma anche l'attualità dell'Afghanistan di adesso. Sì, l'attualità di Dante, assolutamente sì. L'attualità di Dante, noi proprio per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere un rapper, uno dei più conosciuti anche a livello nazionale e internazionale, Murubutu, il quale è un professore di filosofia, che ha scritto un album, Infernum, dedicato a Dante, e parla il linguaggio dei giovani. Ecco, se vogliamo dare una peculiarità a Poietica, è quella di andare incontro ai talenti molisani in queste edizione e al linguaggio dei giovani. Dante viene ridotto da Murubutu al quotidiano dello slang giovanile. Murubutu toglie la polvere a Dante, quella polvere da filologi, da studiosi, ma lo rende attuale. I suoi testi ispirati a personaggi danteschi, penso a Pier delle Vigne, ma penso a Paolo e Francesco, penso a Ulisse, sono titoli di alcune sue canzoni, di questo album Infernum, penso a Taide o altri, o a Beatrice stessa, sono attualizzati, ecco, sono attualizzati e sono vivi, pulsano, parlano al linguaggio dei nostri ragazzi che vivono un'attualità. Ad esempio, Pier delle Vigne è un fanciullo che è vittima di bullismo, quindi un'attualità cocente. E domani e domenica a Castel del Giudice si celebrano i migliori frutti biologici del territorio tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, musica e il mercato dei produttori artigianali. Da non perdere poi le mele biologiche dell'azienda agricola Melise, delle antiche varietà locali. E andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo coperto sul Molise oggi fino alla tarda serata. Le temperature sono comprese tra i 12 gradi la minima a Campobasso e i 18 gradi di Isernia. Ventilazione settentrionale, mostolo Adriatico centrale. Nuvolosità parziale anche nella mattinata di domani sulla regione. Valori climatici sostanzialmente stazionari, correnti da nord. Parliamo della pallacanestro femminile di A1, secondo turno di andata, trasferta lombarda per la Magnolia Campobasso. Pallacanestro femminile di A1, seconda giornata, Le Mura Lucca Umana Venezia, Costa Masnaga Magnolia Campobasso, Empoli Virtus Bologna, Bruni 93 Ragusa, Sesto San Giovanni Faenza, Moncalieri Basket Schio e San Martino di Lupari Dinamo Sassari. In classifica a 2 punti Ragusa, Costa Masnaga, Basket Schio, Magnolia Campobasso, Umana Venezia, Moncalieri e Virtus Bologna. A 0 San Martino, Faenza, Bruni 93, Le Mura Lucca, Dinamo Sassari, Empoli e Sesto San Giovanni. E parliamo adesso del calcio, ottava giornata di andata nel calcio di Lega Pro. Il Campobasso viaggia alla volta di Monopoli in Puglia. Vediamo.
Ottava giornata, Messina, Monterosi, Avellino, Virtus, Francavilla, Bari, Turris, Catania, Juve, Stabia, Latina, Picerno, Monopoli, Campobasso, Paganese, Catanzaro, Palermo, Foggia, Potenza, Fidelis, Andria e Taranto, Vibonese. La classifica, Bari in testa, 17 punti, Turris, Monopoli e Virtus, Francavilla, 13, Foggia e Taranto, 12 punti, Juve, Stabia, Paganese, Catanzaro, 11, Palermo 10, Avellino, Campobasso e Picerno a quota 8, Catania e Monterosi 7, Fidelis Andria, Latina, Messina 5, chiudono Potenza 4 punti, Vibonese 3. E domani alle 15 si gioca il quarto turno nel calcio dilettantistico di Serie D, gli incontri in programma e la classifica. Quarta giornata nell'interregionale, Aurora Alto Casertano Recanatese, Castelfidardo Castelnuovo Vomano, Chieti Fano Matese Vastese, Montegiorgio Fiuggi, Pineto Trastevere, San Nicolò Notaresco Vasto Girardi, San Benedettese Porto d'Ascoli e Tolentino Nereto. In classifica in testa punteggio pieno il Trastevere 9 punti, Fiuggi, San Nicolò Notaresco, Chieti, Porto d'Ascoli, Pineto e Tolentino a 6, Fano e Castelnuovo Vomano 4 punti, Vastese, Castelfidardo e Recanatese a 3, 2 punti per Matese e Vasto Girardi, 1 punto Montegiorgio, Aurora Alto Casertano e Nereto, ancora 0 la San Benedettese. E quinto turno in eccellenza e promozione regionale in questo fine settimana, ma andiamo a leggere le gare e le relative classifiche. Calcio regionale di eccellenza, Campobasso 1919, Aurora Ururi, Sesto Campano, Pietramonte Corvino, Boiano Cliternina, Castel di Sangro, Altilia Samnium, Isernia San Leucio, Termoli 1920, Olimpia Agnonese, Venafro, Gamba Tesa, Campo di Pietra, Volturnia, Real Guglionesi. Termoli in testa 12 punti, Olimpia Agnonese, Sesto Campano a 10, Aurora Ururi 9, Isernia San Leucio, Campo di Pietra e Volturnia 7 punti, Venafro e Pietra Monte Corvino a 6, Gamba Tesa 4, Boiano, Altilia Samnium, Campobasso 1919, Castel di Sangro a 3 punti, chiudono Real Guglionesi e Cliternina ad 1 punto. Calcio di promozione, Virtus Gioiese Spinete, Campomarino Don Chissagnone, Juvenes Campobasso Trivento, Ripa di Mosani Esernia, Termoli, San Pietro in Valle, Torre Maggiore Guardia Alfiera, Pietacciato Baranello e Turris Maronea. Per una classifica che vede in testa il Campomarino, San Pietro in Valle, Virtus Gioiese, Pietacciato a 12 punti, Turris e Termoli a 9, Trivento 6, Maronea a 4 punti, Guardia Alfiera, Baranello, Juvenes Campobasso e Ripa Limosani a 3, Spinete 2 punti, in coda Esernia, Torre Maggiore, Don Chissagnone ad 1 punto. Per il quintetto del CUS Molise, la terza stagione consecutiva nel calcio a 5 di Serie A2 scatterà oggi alle 16 al Pala Unimol di Campobasso. Gli universitari del tecnico Marco Sanginario esordiranno nell'impianto sportivo casalingo contro il Benevento. E questa è l'ultima notizia, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Arrivederci.